ragazzi, io sono Aghesius e come avete potuto capire dal prima schermata, oggi il teatro è disponibile. Quindi ragazzi, si va subito nella notte a Karazhan. Mi sono appena svegliato, sono le 8 di mattina. È vero, avrei potuto farlo a mezzanotte, ma non avevo voglia di base di svegliare così a caso gente. E sì, sono in pigiama. Ok, eccoci qui. Knock knock. Eccoci qua. Vi porgo il benvenuto al teatro. Lei. Sono Barnes, il direttore di scena. I portali per salvare Medivh sono di sopra, ma prima devi assolutamente assistere al nostro spettacolo. Va bene. Il nostro primo atto, la storia di un amore proibito. Aiuta Giuliana, la mia voce. Aiuta Giuliana a preparare uno spettacolo indimenticabile. Potere Rush non controlli Romulo, viene invocato. Va bene, oh, di cosa andiamo, di cosa andiamo, di cosa andiamo, di cosa andiamo, di cosa... Di cosa andiamo? Dandy Cthulhu, vai. Sto provando a fare un bel paladino in questi giorni. Purtroppo stavolta Roma non è con me, perché siamo a casa mia stavolta. L'altra volta ero a casa sua e io ho registrato a Luna, tra parentesi. Medivh contro Julian! Che è immortale. Ma che demonio sei? Che i giochi abbiano inizio. Io non sono un demonio, io sono Medivh! Cioè, l'altro Medivh in realtà, perché ci sono diversi Medivh a quanto pare. O diverse forme di Medivh. Ah, già più accettabile. Solo 15 di vita, però c'ha un 4-2. Romulo, Giuliani. Vuoi proprio provocarmi? In guardia, or dunque. Non potrai passare. Tranquo, un dardo di gelo. Non ho paura di nulla. Tranne degli occhi. Va bene. Proviamo così. Mi ero preoccupato. Perfetto, perfetto, perfetto. Vendicami. Un giorno sarò un vero cavaliere. Sei il mio padrone. Barnes, lasciaci passare. Dobbiamo raggiungere Medivh o la festa sarà rovinata. Che festa sarebbe senza uno spettacolo? E che spettacolo sarebbe senza pubblico? Ma lo fai dopo sto spettacolo? Sarà un vero cavaliere. Va bene. Si sta preparando a usare il potere eroe, vorrei far notare quello, quindi... Va bene. Ok. Penso che userà... Sì. Vieni, amorosa ed accigliata notte, ridammi il mio Romulo! Davvero Romulo? Au! Udite la Così va bene. Così va bene. Ascolta attentamente. Illidan è arrivato e noi non siamo pronti. Illidan grande impe... What? Scusa. E basta se provocazioni. Così va bene. Ascolta attentamente. Mazzo. Ti tradisce. Non solo il mio mazzo mi tradisce. Oh,
E cosa te ne faresti di un potere eroe che costa uno se non puoi? Oh, giusto, costa uno in generale. Cthun, Cthun. Lo ci voglio con Cthun? No, meglio per il prossimo. Ascolta attentamente. Ecco a te, amore mio. Non ho paura di nulla. E che palle. Fatemelo dire. Allora, fan bagno, una colonna di fuoco qua ci sta. Ci sta. Ok, lato positivo è che lei ha solo una carta in mano per adesso. A meno che non abbia carte per pescare. E è vero, può evocare ancora il ruolo. Immagino tu voglia un autografo. Attore spocchioso. Ma non voglio un autografo, tranquo. E tu sei andato, tra parentesi, non me ne ero accorto, ma... No, c'è la provocazione. Un dolore così dolce. Sta arrivando! Oh, un fuoco è... Si vede che vinceremo con Cthun. Tu intanto continua a parlare. Amor mio. Mossa non così tanto scontata. Andiamo di turno. Ho 6, 10, 9. Forse non riesco a ucciderla. No, non ci credo finché... C'era rumore, non potevo ucciderlo. Vabbè. Vinciamo adesso. Ecco a te, amor mio. Ho un'ascia da affilare. Vinciamo così. Palla di fuoco. E poi un bel 16. No, cos'è il finale di... Oddio, c'è in mano il fastidio bot! Alfiere Debano, evoco un servitore casuale morto in questa partita. Molto rischiosa come carta, ma potrebbe anche tornare utile. Che schifo che ho sulla scrivania io, tra parentesi. Ok. Una gentile nonnina, ma quei grandi occhi nascondono un terribile segreto. Denti grandi che ha. Potere eroe passivo. I servitori nemici sono 1-1 e costano 1. What? Quindi Quindi proviamo con Cthun. No. Mi ha turbato quella frase. Non riesco a capire se... Mediv contro il lupo cattivo! Il lupo cattivo. Scappa, ragazzina! Scappa! Che i giochi abbiano inizio. Forse avrei dovuto fare un mazzo con Ragnaros effettivamente dentro, perché è un 1-1 che costa 1. Non ci ho pensato. La partecipazione del pubblico. Corri, gentile ospite, corri! Guarda i tuoi servitori. Vedi come si fanno piccoli davanti a me. Cthun, però c'è scritto ancora che è un 10. Diamo sfogo alla magia.
bene. Scintille! Finito. Spazzata! Che infamatissima! Ok, adesso svegliamo il mistero. È un 1-1-1. Beh, è un 1-1-1 anche quando io lo potenzio. No, diventa un 3-3 adesso che non è un 1. Il lato positivo è che quando ne ho sufficienza... Che spettacolo! Meglio ancora dell'ogre che abbiamo inseguito la settimana scorsa! Perché avete inseguito un ogre? Ed è diventato un 5-5. Servitori grandi che hai! È per squartarti meglio! Perché? Perché? Questo è interessante! Probabilmente quello che viene evocato dal 3-3, dall'evocatore, non è influenzato. E infatti... risorge! Obbedisco! Facciamo un po' di magia a caso. Fine. Una palla di fuoco? Un altro coso di questo. Non sono più solo. 3, 6. Vorrebbero andarmi a segno tutti gli attacchi di turno. 5, 8, 11, 4. Risorge! Obbedisco! Ok. Ira bestiale. Meno male che ho trasformato in una bestia la cosa, se no mi avrebbe ucciso probabilmente. Mors, oddio. Ok. Avresti dovuto farlo prima questo. Perfetto, e anche il secondo è fatto fuori. No, mi è piaciuto. Arriva il gran finale. Evoca un lupo cattivo 3-2. Questa epica è fantastica. Col mago favaville sto coso. Mamma mia, non vedo l'ora di vedere i nuovi mazzi. Vi giuro, sono stra entusiasta di voi, ragazzi. E adesso l'ultimo atto. Una strega cattiva insegue una ragazzina. Riuscirà la piccola a tornare a casa? Tornado, inflige 100 danni, non può essere usato se Dorothy è viva. Oddio, è il mago di Oz, questo. Ok. Inflige 100 danni, stai scherzando tu, vero? Allora. Ma siamo andati con Thun, continuiamo con Thun. Chiusura passaggi segreti, molto interessante. Medivh contro la strega! Correte, piccerilli miei!
che i giochi abbiano... Da quando è diventata sarda la strega? Cioè, sicula, scusate, non so. Ok, non lo so, francamente. Non mi odiate per questo. Allora. Oh, non lasciare che mi faccia del male! Servitore a sinistra hanno carica, quelli a destra provocazione. Oh, cavolo! Spiegami il senso di questo. Ho una strategia in mente, non vi preoccupate. Mettiti questa mela in... La strategia non era farmi colpire Dorothy! Non pensavo che cercasse... Giusto, lui cerca di colpire Dorothy. Su, incrociamo le braccia insieme, siamo più forti! Sento l'odore del sangue. Quindi qua devo cercare per forza una provocazione. Il maggiordomo Executus è di sotto. Executus? Che è arrivato troppo presto? Non è il maggiordomo di... Sì, è il maggiordomo di... Scusate, ho un lapsus mentale. Di Ragnaros, sì. E questa è una metà druido, metà tutto questa cosa. Non sono più solo. Pesca presenza in combattimento, pesca due carte e fornisce 4 armatura. Carino, peccato che queste carte non esistono. Cosa proibito? 5, 9, 11. Direi che potremmo esserci, eh. Sono più su. Questa è la bella da lui. Anche l'ultima parte no. Andiamo a liberare. Taumaturga malvagia. Quando lancio una magia è un contatto in base. Carino. Lui battaglia, distrugge un servitore. Ranti morte, rievoca quel servitore. Oddio santissimo, sarà molto complicato usare quella carta. Pirata festaiolo. Barnes. Beh. Evoca una copia 1 di un servitore che suona nel tuo mazzo. E sbloccate sfide del paladino e stregone. Avanti. Oltre quelle scale, il curatore protegge il serraglio. Speriamo non sia malfunzionante. Il curatore? Ma lo scopriremo la settimana prossima, purtroppo. Sì, però ci rimangono ancora le sfide di classe da fare, ragazzi. Prima sfida, paladino, lupo cattivo. Portale luna argenta, più di un servitore evoca un servitore casuale da 2 mana. Molto bella questa. Uther contro il lupo cattivo. Scappa, ragazzina, scappa. Mi batterò con onore. Adoro la partecipazione del pubblico! Corri, gentile ospite, corri! Guarda i tuoi servitori.
Vedi come si fanno picco. Perché guarda, diventa un 5-5. Poi si cambia. E poi mi dà il ghiaccio di battaglia. Nubi spirituali. E io ero già lì che pregustavo tu. Oddio. Osi sfidare la figlia di alla morte. No, 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 la sfida la figlia di alla morte, guarda. In tempo record, guardate, non sto scherzando. Oh, intanto vorrei provare questa carta perché è veramente bellissima. Mi viene una carta e recuperi in base al costo della carta. Quindi se io prendo il giro dei campioni, rigenero 3. Quindi questa carta qua è utilissima, ragazzi. Non so come la useranno nei paladini. Sono molto curioso di scoprire. Ok, portale di un'argenta più 2 più 2 un servitore con un servitore casuale da 2 mana. Ok, sfida di classe molto veloce. Oh, ho saltato lo stregone. Mi scusasse. Abracadabra, evoco una candela 1-1, una scopa 2-2, una tegliera 3-3. Oddio, e a cosa servirà mai quella carta? Non lo voglio sapere, ragazzi. Beh, di solito lo stregone è quello che evoca tanti servitori, quindi probabilmente servirà la stessa cosa anche a quello. Gul'dan contro Julian. Ma che demonio sei? La tua anima sarà mia! Cho'Gall! Ma Cho'Gall non lo so usare. Cioè, non ho ancora capito in che mazzo si usa. Anzi, secondo me non si usa proprio. Torrà immune nel tuo turno. Questa è bellissima di carta. Anche questa qua, ragazzi, è una cosa mostruosa. Vuoi proprio provocarmi? In guardia, or dunque. Sì! Pronto all'azione. Bellissima, ragazzi, perché essendo generica... Cioè, stiamo ragionando di un mio amico. Essendo generica, potreste metterla, che ne so, tipo in un control warrior e schiantarvi contro i servitori proprio così, a casissimo, perché tanto non vi fate danno voi. Compri o vendi. Concedi a quel servitore una cosa per prepararsi. Stai calmo, Gul'dan, non capito. Non potrai passare. Non potrai passare. 2, non 1! Ti serve una benedizione. È davvero necessario! Affare fatto. Mi sta massacrando di bestia. Davvero di bestia mi sta massacrando. Scarto questo visitore e lo sul campo. Carino, carino. Funziona solo sulle menti semplici. Ah, mi ha scaldato la bacadabra. Devo usarla quella. Ancora addestramento. Dolce. Vieni, amorosa ed accigliata notte, ridammi il mio Romulo. Io do un calcio in testa al massimo. Chi osa evocarmi? Contavo che scartassi lui. Preparate la festa. Bello. Affare fatto. Guarda.
cerco. Bello, riappare veramente bene. Ecco a te, amor mio. Buongiorno, sarà un vero cavaliere. Va bene, come vuoi. Che cos'è questo qua? Imp di Malkazar? Quando scarti una carta, peschi una carta. Non sei il mio capo. Adesso sei nei guai. Ok, va bene che non la scarterei però. Ah, il potere eroe non mi costa adesso, giusto? Guarda che... Lo bevo. A te. Vabbè che Romeo e Giulietta si uccidono con il velino alla fine. Invoco una candela 1-1, scontato una tira. Vabbè, giusto, era abacadabra. Ok ragazzi, ma per oggi terminiamo qua. Infatti abbiamo finito tutte le ali disponibili fino adesso. Ah, tra parentesi, fatemi sapere se vorrete l'eroica di Karazhan. Perché non è così scontato fare l'eroica, ragazzi. È molto difficile l'eroica. Ok, molto interessante. E sono molto più difficili i boss. Come mai c'è un demone nella sala da ballo? Ok, quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi, non mi cliccate indietro, e noi ci vediamo nel prossimo video, quindi, bella ragazzi!